Allora, Billy, bentornato nell'etere con un nuovo singolo natalizio, la cover di Love is All Around. Abbiamo solo sostituito la parola love con Christmas. Sì, e, e questo è un messaggio importante per te, Billy? Non direi, Mike. Il Natale è un momento. Fatto per la gente che ha qualcuno da amare. E tu non hai un amore? No, non ho un amore, a Michael. Quando ero giovane e eh, avevo successo, ero avido e stupido. E adesso sono rimasto senza niente, devastato dalle rughe e solo. Accidente. Ti ringrazio tanto, Billy. Di che cosa? Beh, di aver risposto sinceramente alla mia domanda. Non capita spesso qui a Radio Watford, te lo assicuro. Chiedimi quello che ti pare e ti dirò la verità. la più bella scopata della tua vita? Britney Spears. No, no, scherzavo! Non è stata un granché Scusa una cosa, rispondi ad un'altra domanda Che differenza c'è per te fra il tuo nuovo disco e i tuoi pezzi storici? Oh ma dai Michael, lo sai meglio di me che questo disco è solo merda <ride> Ma non sarebbe bello se il primo in classifica di questo Natale Invece di qualche teenager melenso Fosse un vecchio ex eroinomane Che cerca di tornare alla ribalta a qualsiasi prezzo In fondo a Natale tutti i cantanti emergenti Se ne staranno sdraiati nudi con qualche bella passera in bilico sulle palle e io dovrò starmene in un appartamento micragnoso con il mio manager giolo, l'uomo più brutto del mondo. Reietto e senza un soldo perché il nostro tentativo del cazzo non è riuscito. Così se davvero credete a Babbo Natale, ragazzi, come ci crede il vostro zio Billy, comprate quella cagata puzzolente del mio disco. Assaporate in particolare l'incredibile banalità del momento in cui abbiamo cercato di infilare una sillaba in più nell'ultimo verso. Credo che tu ti riferisca a: If you really love Christmas, come on, and let it snow. Ah, oh, che schifo. E allora risentiamolo un'altra volta: Lo sfigato in gara per il primo in classifica di questo Natale. Christmas is all around. Grazie, Billy. Poi passiamo la linea al notiziario. Il nostro nuovo primo ministro è già nei guai?